Beh, è una domanda difficile, ma io credo che sia proprio la volontà, la voglia e la disponibilità di mettere a disposizione la propria persona per la comunità, lo stesso che si può dire viene fatto da chi dona il sangue, da chi dona le cellule staminali, da chi fa del volontariato. Evidentemente, fare la rianimazione è qualcosa di estremamente particolare, anche perché ti trovi davanti alla persona, una persona incosciente, in un contesto difficile con i familiari e anche emotivamente qualcosa di impressionante, che è qualcosa che ti tocca, ma è anche qualcosa che talvolta ti sconvolge dentro. Ma poi nel contesto della situazione che ti trovi a vivere, capisci che probabilmente quella forza che ti porta a decidere di diventare un first responder è la volontà di aiutare il prossimo, nella speranza che se un giorno dovesse capitare a te, hai la certezza che altre persone fanno quello che tu in quel momento stai facendo per gli altri. Quando ricevi l'allarme, quando parte l'applicazione e capisci, che tu hai la possibilità di intervenire, evidentemente dentro di te scatta qualcosa di particolare, delle emozioni forti, anche un mix un po' di adrenalinico, perché dici ok, sono vicino, una persona è in difficoltà, qualcuno accanto a lui sta vivendo momenti drammatici e io posso intervenire. Quindi è un po' come se in quel momento tu smettessi di pensare, prendi, parti, indossi i primi vestiti che hai e poi arrivi sul luogo dell'intervento, spesso sei il primo ad arrivare, ancora prima dei soccorsi. E quindi ti trovi con un mix di emozioni quasi difficile da spiegare. Molto spesso queste emozioni poi escono al termine dell'intervento e nei giorni successivi. Ecco, potrei dire che al momento della chiamata hai una sorta di adrenalina, una sorta di anche un po' di preoccupazione, ma anche una grande speranza, la speranza di sperare che la persona per la quale tu andrai a fare la rianimazione e poi possa effettivamente riprendersi. Ogni intervento è a sé. Io ne ricordo uno in particolare che è stato un intervento molto, molto difficile perché coinvolgeva un giovane che conoscevo. Dopo quell'intervento a un certo punto ho pensato di smettere perché è stato qualcosa di forte. Dopo quell'intervento, soprattutto la grande disponibilità sia del personale del SAM piuttosto che della Fondazione Ticino Cuore, è stato importante perché ti contattano, ti chiedono se hai bisogno di aiuto e poi queste situazioni le superi ognuno a modo suo. Cioè io l'ho superato parlandone in particolare con mia moglie, discutendo, pensando e ripensando, e poi sono passato fondamentalmente dalla volontà di terminare ho trasformato quella situazione devastante in forza, e poi da lì si sono susseguiti altri interventi. Secondo me non c'è nulla di più bello del sapere che il tuo metterti a disposizione del prossimo possa fare del bene. Questo credo sia una ricchezza e soprattutto sia un qualcosa che all'interno della nostra società oggi abbia ancora un grande valore e i nostri concittadini lo dimostrano in mille sfaccettature. Quindi, secondo me, il Ticino Cuore è un'eccellenza e ha saputo creare una rete di persone che connesse tra di loro riescono ad intervenire aiutando chi è in difficoltà, chi sta vivendo dei momenti drammatici, la vittima, ma anche secondo me i suoi familiari, e quindi credo che questa sia la motivazione principale, il potersi mettere a disposizione del prossimo sapendo che un piccolo aiuto può diventare qualcosa di immenso e che soprattutto può aiutare in maniera vitale altre persone.